Per favore, osserva questa foto. Noti qualcosa che non va? Un carrello elevatore, usato come sistema di sollevamento per una persona, che comunque non arriverebbe in quota se non con una pila di pallet, che sono stati posizionati sulle forche del carrello, per arrivare su una copertura non protetta. Un gioco di equilibrismo, praticamente. Forse ti stai chiedendo qual è la responsabilità di fronte alla legge di questi lavoratori. Mentre ci pensi, parliamo di obblighi. Obblighi, mamma mia, che brutta parola. Sai che l'articolo 20 del decreto 81 del 2008, ovvero il testo unico per la sicurezza sul lavoro, obbliga i lavoratori, quindi non i datori di lavoro, i titolari, ma i lavoratori, a non mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri, e che il mancato rispetto di questo obbligo comporta una sanzione, un'ammenda o anche la reclusione. E allora ci rispondiamo: ma loro non vogliono farsi male, nessuno vuol far male, neanche quello che sta conducendo il carrello elevatore vuol far male all'altro lavoratore che è salito in copertura attraverso il carrello. Bene, immagino che tu conosca la differenza tra colpa e dolo. La colpa prevede la non volontà di arrecare un danno, mentre il dolo prevede la volontà di arrecare un danno. Ora facciamo un gioco. Sostituiamo la parola volontà con la parola consapevolezza. Mi vorresti dire che quelle persone non sono consapevoli di quello che stanno facendo? È impossibile. Sanno perfettamente che stanno contravvenendo a delle regole per la sicurezza, anche se forse non conoscono l'articolo tal dei tali, non fa nulla, e sanno perfettamente che stanno mettendo in pericolo la propria e l'altrui incolumità. L'uno nei confronti dell'altro. Lo sanno perfettamente. E ora continuiamo il ragionamento. L'articolo 40 del codice penale parla del rapporto di causalità e dice che non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a causarlo o a cagionarlo, come dicono i termini tecnici. Ritornando al ragionamento, sei consapevole vuol dire che puoi impedire un evento se ne sei consapevole, ma non lo fai, stai commettendo un reato omissivo. Tra l'altro, tornando all'articolo 20, obblighi dei lavoratori del testo unico per la sicurezza, è indicato che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella degli altri, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Tutto quindi è perfettamente allineato. Ti prego di prendere atto del fatto che la maggior parte degli infortuni ha una causa scatenante legata al comportamento umano. Secondo alcune statistiche stiamo parlando addirittura dell'80% degli infortuni o più. Smettiamola quindi di pensare che la nostra sicurezza, se siamo dei lavoratori, dipenda dagli altri. La classica frase della sicurezza nella mia azienda non importa a nessuno può essere anche vero. E a te? A te importa la tua sicurezza? Ognuno dovrebbe cominciare da se stesso, prendendo atto dei propri obblighi. Arrivati a questo punto del ragionamento, quindi potremmo concludere che il lavoratore ha sempre una responsabilità penale e viene sempre ritenuto responsabile di quello che accade quando accade a causa di un comportamento errato. No, le cose non stanno così. Diverse sentenze dimostrano che non è sufficiente una negligenza del lavoratore a esonerare il datore di lavoro della propria responsabilità, in quanto il datore di lavoro deve esercitare la vigilanza attraverso un sistema di controlli, a meno che il lavoratore non compie un'azione eccezionale, esorbitante, abnorme, come viene definita, tale da impedire la sua prevedibilità da parte del datore di lavoro. Ora quindi potresti pensare: è andata bene, non sono responsabile se non sono controllato, ma in fondo credo che di questo non te ne importerà poi così tanto se sei morto sul lavoro.